Ok, allora, una volta dato il 36.375, sulla parte sotto, diciamo che lei è la parte inferiore, dopo aver mascherato tutto, ripetiamo la stessa cosa, diamo una mano col 36.320, che è l'altro colore. Naturalmente, mi raccomando, sempre molto diluita, ricordo la ripulsione al 90%, le mani devono essere sempre molto leggere, in modo da tenere sempre sotto controllo l'effetto che si vuole ottenere. Si vede? Sì, Non so se... sì. Si contano 2 metri, non si vuole avvicinare. Qua. E piano piano cominciamo a belare anche l'effetto del shading sotto, in modo che rimanga appena appena visibile.
canzone normalmente vittura senza musica. Mi concentra. Che mi viene da sentire. Vado appresso alla musica una cosa. Preferisco. Il silenzio. Infatti. La ritata. No, non è questo, no, qui no, non è un problema, nel senso. Infatti preferisco vittura di notte perché silenzio totale. Ecco perché sto parecchio zitto quando vittura. Ma adesso sembra che non parlo mai, ma parlo poco. Sono abituato a non parlare. È vero che quando uno sta da solo con chi parla, non può parlare da solo. Però ho preso sempre aerografi con tazza grande, forse il bagno grande. E quello piccolo finisce subito. Non so se si vede là. Vabbè. Thank you.
passare il gel è bellissimo. C'è proprio questo senso di controllo che fermi quando vuoi. Stai registrando ancora? Siamo quasi, piano piano.
ecco qua che piano piano comincia a coprirsi e avere, diciamo, un senso quasi tridimensionale con chiaroscuri che già cominciano a delineare un po' l'aspetto della mimetica. Io direi che forse in qualche punto ancora un po', ma in linea di massima ci siamo quasi. Ce l'hai, dici? No, no, no. Che c'è? Niente. Ok. Così, diciamo che abbiamo coperto anche il pre-shading col 36-220. Quindi ora andiamo a fare lo step successivo, che è quello della sporcatura e della desaturazione anche di questa mimetica qui. Allora, fatta la mimetica, data i due toni della mimetica, iniziamo la differenziazione, appunto, usando dei toni chiari e scuri. Iniziamo con un grigio molto scuro, molto diluito, sempre uguale, 90%, 90 diluente di 10 colore, e un grigio molto scuro, passando nelle parti dove generalmente si accumula di più lo sporco, appunto per dare questa differenziazione qua. La cosa importante è che non sia dato in modo lineare, molto, ma in maniera molto casuale, molto casuale, appunto. Cominciamo. Thank you.
in maniera molto casuale, molto non soffermandoci troppo sullo stesso punto. L'ho spostato per questa fa. Ecco qua. Ecco qua, abbiamo effettuato la prima differenziazione, adesso continuiamo con altre varietà di grigio più chiare, più scure, così per aumentare l'effetto cromatico e la differenza tra i pannelli. Ok,
usato il grigio scuro, adesso andiamo a schiarire le pannellature con un grigio più chiaro. Per questa, diciamo, per fare questa cosa ho usato il 36-320, schiarito al 70% con il bianco, quindi molto chiaro e sempre molto molto diluito. Anche qui facciamo dei spot, non dobbiamo essere lineari ma molto casuali. Questo passaggio andrà a conferire ulteriore variazione alle pannellature.
importante tenere sempre il colore molto diluito per fare comunque velature molto leggere che vadano eventualmente a coprire quelle sottostanti, creando questo effetto tridimensionale che è tipico, poi è molto sporco, che è tipico della DPS, molto variato per sporco. Poi adesso sembrerà un po' di esagerare, ma in realtà non è che si esagera, perché poi i vari passaggi che verranno fatti successivamente tenderanno comunque a uniformare il tutto.
Penso che vorrei anche tipo addormentarmi e continuare il programma dormendo. Ormai. Allora, fatta la prima differenziazione dei pannelli, come abbiamo visto prima, con varie tonalità di grigio, facciamo un secondo pre-shading, cioè andiamo a ripassare con del nero alcune pannellature, quelle che vedendo le foto reali sono diciamo più usurate, o soprattutto, parlando per esempio dei pannelli dell'avionica, quelle che sono soggette alle attenzioni dei specialisti, che a volte vengono addirittura proprio riverniciate con altri vernici, o meno simili ma non uguali, appunto per preservare dalla salsedine, visto che i pannelli vengono aperti molte volte per le ispezioni. Questo crea comunque una differenziazione abbastanza evidente che cerchiamo di riprodurre appunto con questa tecnica. Quindi cominciamo adesso a fare questa, rifacciamo questo pre-shading che non si estende a tutto il modello come il primo, ma soltanto a quelle pannellature appunto che saranno soggette a questo tipo di trattamento. Naturalmente anche qui il colore molto 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 diluito, perché bisogna chiaramente fare sempre delle velature per controllarle meglio e per evitare poi di fare un effetto troppo troppo marcato.
Naturalmente questo effetto non è su tutti i modelli uguali, ma bisogna basarsi principalmente sulle foto che si hanno a disposizione. Io, avendo fatto un F18 recentemente, sto riproducendo quello che ho visto, la mia macchina, il modello mio, ho fatto io e che mi ricordo avendo visto dalle foto. Poi naturalmente tutte quante le varie scrostature, tutte quante le varie invecchiamenti vanno controllati, vanno confrontati con le foto della macchina che si sta riproducendo realmente.
qua che poi la maggior parte della Venezia si copre. Perfetto, come vedete non ho passato su tutto l'aereo come prima, ma solo su alcune pannellature che dalle foto che ho io sono oggette di diciamo, ripassaggio di vernici successive per la produzione o comunque diciamo, ritocchi dopo essere stati rimossi.
Vado. Ok. Un attimo. Ok. Adesso, riprendendo i colori puri della mimetica, andiamo a ripassare queste linee nere di pre-shading in modo da creare un effetto appunto di ritocco. Oh, il colore anche qua deve essere molto molto diluito e non dobbiamo coprire la parte il nero sottostante, ma lasciarlo leggermente intravedere in modo che si crei, si veda, si distingua nettamente lo stacco tra la mimetica sotto, la mimetica precedente e questo ritocco qui. Thank you.
Quindi il colore. Thank you.
lo puoi staccare perché poi devo fare pure la parte sopra, quindi poi riprendo il discorso da parte. Vai. Cercare di trovare una posizione, ecco. Thank you.
scoppierà tra un basso compressore. Scoppierà tra un basso compressore. Ok, adesso poi si fa una passata veloce con i colori di base, cioè con i colori schiariti, ulteriormente schiariti, da un'altra differenziazione, e poi colore, comunque un'ultima passata con i colori schiariti di base, e poi anche questo step è finito. Facciamo un ultimo passaggio con il colore un po' più diluito, in modo da riprendere ulteriormente, creare una ulteriore variazione cromatica.
importante ecco che l'effetto sia sempre molto molto leggero, non bisogna mai esagerare. Ecco qua, più o meno. Aspetta, mi manca ancora qui.
che li tocco da qualche parte. L'effetto adesso può sembrare anche esagerato, poi i passaggi successivi comunque lo smorzeranno e lo attenueranno ancora, quindi per ora va bene. Ok. Mezz'ora che dico ok. E continuo. E che... Ecco qua, ci vediamo al prossimo step con la tecnica del sale.